bloccando una delle vie di accesso a Preci. Transitano solo le forze dell'ordine e qualche troupe televisiva. Vice Sindaco, Preci completamente isolata? Sì, praticamente abbiamo molti problemi perché le strade purtroppo a causa del terremoto, come hanno già transitato la strada chiusa la 209 con un grande masso lì a Triponzo, poi abbiamo la strada che collega Preci con Visso che è Saccovescio che è chiusa, quella purtroppo anche con la causa del sisma del 24 agosto e adesso stanno chiudendo anche un'altra strada che è praticamente provinciale che collega Preci con Norcia attraverso le frazioni più avanti, quindi noi ci troviamo un po' isolati, stiamo sotto pressione. Il problema è grande perché purtroppo stavamo cercando di riprendere il via e purtroppo questa situazione è difficile anche a livello psicologico, la popolazione non ci riesce più, cioè si attacca anche ad avere una piccola tenda anche davanti casa per la paura. Questa notte la gente ha lasciato il centro storico di Preci e vi siete rifugiati qui nel centro Caritas. Sì, ci siamo subito allestiti qui al centro Caritas dove abbiamo messo tutti molti lettini, abbiamo fatto giro di tutte le frazioni e i danni sono aumentati, purtroppo i problemi ci sono e tanti, le persone continuano ad arrivare, però fortunatamente la protezione civile e la regione ci stanno molto vicino, stanno già portando letti a disposizione, coperte, quindi sono arrivati subito i vigili del fuoco, quindi tempestivamente stiamo cercando di portare avanti una prima emergenza. Tra l'altro lei anche assessore alla protezione civile, anche lei dorme qui questa notte? Sì, io non dormo, sicuramente adesso continuiamo a fare il giro di tutte le frazioni cercando di riuscire a capire, avere ancora di più sotto controllo la situazione perché è notte, in primo momento non c'è stata neanche la corrente, quindi la preoccupazione c'è. Notte insonne anche per il sindaco di Preci, Pietro Bellini, quindi anche lei starà qui con la sua gente? Sì, oltre a essere presente dobbiamo svolgere tutta una serie di compiti importanti, ad esempio noi abbiamo il centro di organizzazione comunale che dobbiamo spostarlo. Lei era qui sindaco quando ci sono state le due scosse? Io la prima scossa ero in un locale pubblico e quindi io sinceramente devo dire ho avuto molta paura e il secondo ero al centro storico del paese, quindi altrettanta paura veramente perché ho valutato, sapendo come sono le situazioni del territorio, che in alcuni casi erano già compromesse nel 24 di agosto, mi sono un po' preoccupato soprattutto per l'incolumità pubblica delle persone che avevano ripreso un po' di tranquillità dopo il primo evento sismico. I carabinieri ci hanno sconsigliato vivamente di entrare nel centro storico, è veramente preoccupante la situazione lì? No, devo dire che la seconda scossa ho avvertito dei crolli dentro il centro storico, quindi mi spero che non siano cose preoccupanti, però ci sono situazioni critiche, quindi bisognerà aspettare un po'. Il mattino per vedere un po' i danni che ha arrecato questa scossa seconda che è stata più forte.